Da un lato gli esercenti che hanno minacciato una class action, la volontà di fare tutti insieme ricorso al TAR contro le prescrizioni della sovrintendenza sui plateatici. Dopo il vertice di baristi e ristoratori del centro storico si allunga la scia di chi vuole tentare la via del tribunale amministrativo per tentare di evitare tutti i divieti su ombrelloni, tavolini e fioriere. Dall'altro il nuovo sovrintendente Vincenzo Tinè, che non vuole arretrare dalle sue posizioni definendo abusivi gran parte dei plateatici che popolano le piazze del centro storico di Padova. In mezzo il comune che ha rilasciato negli anni le concessioni. Proprio da Palazzo Moroni arriva una proposta che potrebbe almeno distendere gli animi dei due principali contendenti. L'assessore all'avvocatura Diego Bonavina lascia intendere che ci si potrebbe avvalere dell'intervento di un mediatore, così come fu per le trattative di acquisizione degli appartamenti di Via Anelli. Io credo che sedersi alla presenza di una persona che possa tirare le fila, una persona competente, regolarmente iscritta all'albo dei mediatori, forse c'è la possibilità, fermo restando che le richieste dei commercianti sono delle richieste che sono una diversa dall'altra e quindi capire anche se ci sono le condizioni, ma se ci dovessero essere queste, questa potrebbe essere una strada.